E salve a tutti YouTube, si fosse Filippo Firenze qui con una nuova beer review. Oggi proverò la Bavaria Radler. Ed eccoci qua, nuova puntata in un certo senso dedicata alle birre che berrò durante quest'estate. Comunque cercherò di trovare quella che fa al caso mio. E questa volta i miei occhi sono andati sulla Bavaria versione Radler. Devo dire che la Bavaria in passato è stata una birra che, lo so, hai quella sorta di amore e odio, però poi quando te la trovi ha sempre quel fascino. E questa volta ho voluto provare quella Radler, anche perché di birra Radler ne ho provate, però non proprio tantissime. E ora andiamo a provare quella Bavaria. Vi posso dire, design molto bello, apprezzo tantissimo questa sorta di giallo molto intenso che richiama proprio il colore della buccia del limone, molto particolare. E devo dire che il contrasto con la scritta Bavaria versione blu è molto intrigante. Qui in alto ci dice che è anche una birra rinfrescante e fruttata. Invece qua troviamo tutti quanti i nostri ingredienti. Lattina come sempre da mezzo litro con un valore alcolico di 2 gradi pagato 1,95 euro. Ora vedremo se questa enorme lattona da mezzo litro sarà rinfrescante, fruttata oppure no. Allora, vi posso dire che dal punto di vista del colore è giallino, non proprio intenso, leggermente torbato, però una presenza di schiuma, vi posso dire, abbastanza intrigante. A naso si sente un odore di limone quasi saponoso. Per ora passiamo all'assaggio, quindi. Cheers! E contro le mie più rosee aspettative vi posso dire che è veramente rinfrescante e fruttata. Non me l'aspettavo veramente. Si conferma essere la Bavaria, in un certo senso hai quella sorta di, non dico rimorso, però dico quando dici te la trovi, la provi, però, e vi posso dire che questo è uno di quei casi in cui abbiamo una birra che ha una bassissima gradazione alcolica, 2 gradi, quindi è veramente beverina e leggerina, però vi posso dire che quel sapore di limone si sente e non è molto saponoso in bocca come più per sensazioni olfattive. È veramente rinfrescante, buona, ti piace berti tutto quanto questo bicchiere sotto l'ombrellone dopo una partita beach volley o per un aperitivo di quelli proprio leggeri, 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 non troppo impegnativi. Veramente buona, brava Bavaria! E quindi ragazzi, che dire, spero che questa rinfrescante beer review vi sia piaciuta, vi metterò qua sotto il link in descrizione le altre puntate dedicate a questa nuova rubrica, chiamiamola così, e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo ovunque, come sempre, cheers!